certo, prima del Francesco. Eh sì, perché era la rosca barocca, era il recinto del Sagrato, qua invece sono messi a cercare, dopodiché hanno fatto quella piazza, che è la piazza dell'Italia, che conosciamo tutti. Sono foto storiche. Ecco la pianta che aveva ricavato Fantasia dalle sue ricerche. Vedete molto chiara la distinzione tra la cripta, quassù in alto, sotto il transetto, come quella di San Nicola, ma non storica, questo edificio, questa specie di ambiente a navate che abbiamo qua in mezzo, e poi un altro edificio davanti a occidente che lui immagina con quattro pilastri come continuazione di quella pilastrata. Non era così, ma non lo sapevo. E poi sotto il sacrato vedete tutte quelle che lui chiama camere mortuarie. È una cosa molto interessante. Nelle navate laterali non lo sa, non mette nulla, però è illuminante questo. E vi vorrei ricordare una cosa, perché poi non ce lo troveremo in fronte. Vedete qua l'edificio che costituisce la parte, diciamo, voltata, cioè coperta di volte, del suo corpo, che è questo, è interrotto verso occidente da un muro trasversale. In realtà non si ferma il muro trasversale, continua, ed è un confine invalicabile tra metà e l'altro, è un terzo, due terzi e un terzo del suo corpo che era sconosciuto. Questo muro l'hanno interpretato in molti modi e Fantasia parla di un pentimento dei costruttori che a un certo punto avevano fermato lì la fabbrica e poi l'hanno continuata. In realtà queste non sono riscontri, sono idee e siamo rimasti sempre a questo punto. Però si era accorto, e badate, si era accorto, ripeto, strisciando sopra i resti vischiosi a tonnellate che occupavano questo edificio, con la faccia dei pilastri, non lo so, per far vedere la fotografia che è stata ricavata di recente, aveva visto che questi due muri, questi lunghi muri che sostengono le colonne della chiesa superiore, si interrompono in questo punto, lasciando un passaggio. Non ne aveva tratto conseguenza, aveva detto sono due nicchie scavate del muro. Che non sono nicchie scavate. Ecco, questa è l'unica immagine che tra l'altro è stata a suo tempo fornita gentilmente da Vigilio Baldassarre, uno dei protagonisti del primo restauro, una fotografia dei tempi di Fantasia. Vedete che è spaventoso, tutto è ingombro, dice, di un miscuglio di ossa, resti umani, vesti, casse marcite, insomma, una cosa allucinante, perché questo sul corpo era stato trasformato in deposito funerario, che non era la sua vocazione completa dall'inizio, c'erano sì delle presenze funerarie ma ben determinate, era stato trasformato poi col tempo in un macello. Di, soprattutto secondo i canonici, tutto buttato là, che aveva raggiunto quasi il culmine delle volte, si intravedevano i pilastri, quindi lui ha potuto dire ci sono i pilastri, però non ha potuto vedere niente. Sotto questo, ecco, fermiamoci a questo punto e gli interventi riprendono per il suo corpo. Diciamo intorno al 67, qui potrebbe esserci qualche correzione di data, tu che dici? Prima? No, prima di data. Sì, più o meno così, perché poi non avremo tempo di puntualizzare, insomma, millimetro. No, ci vengono mille. Finalmente, intorno agli anni, fine anni 60, primi anni 70, si è deciso di mettere mano al suo corpo, c'era come soprintendente Renato Chiurazzi, c'era dentro di Chiellini, c'era Bucci, c'era Baldassarre che aveva fatto una serie di lavori da ingegnere. Da allora è stata ripristinata questa porticina che è accanto al portale sud e che, trovando adesso, frugando tra i documenti e con l'integrazione
comunicazione tra le fonti intellettuali e le fonti scritte, Carla Palma, che è una brava ricercatrice dei documenti dell'archivio di Stato, no, della sovrintendenza archivistica, ci ha trovato una serie di carte, c'è a un certo punto l'ordine del vescovo, nella metà del Seicento, di chiudere quella porta perché usciva l'ispettore insopportabile, e c'è strano, c'è la scomunica per le persone, soprattutto le donne che scendono di sotto. Perché non si chiama la comunica perché non andasse le strisciate, ci sono cose spiegate. Ad ogni modo, questa porticina antica è stata riaperta per scendere negli anni, come vi ho detto, fra i 60 e i 70. Ancora oggi si scende di qui. Qui vedete che ci sono delle tavole, delle passerelle, cioè adesso non si scende, siamo scesi per tutto il tempo del restauro, adesso si scende comodamente.